Frattempo, sotto gli applausi del pubblico presente, finivamo di raccontarvi del comparto di difesa. Peraltro si comincia a fare veramente sul serio con quello che concerne le gare ufficiali. Tridente composto da Elio De Silvestro, Flavio Ferrari e la punta centrale Daniele Vantaggiato, tanta esperienza per lui chiaramente, che sarà al servizio della società bianco-verde. Eccoci qua, si parte, è cominciata la stagione di Avezzano e Sora in questo turno preliminare, come detto, di Coppa Italia di Serie D. Sicuramente la situazione meteo influirà in qualche senso sulla partita. Intanto attenzione a questa conclusione con l'Avezzano che passa in vantaggio con Ferrani nel modo probabilmente più inatteso. Si stava disponendo la difesa del Sora su questo calcio di punizione, è andato di prima Manuel Ferrani. Al suo gioco, ma occhio qua, sì, c'è un pressing di troppo con l'arbitro che fa giocare, pallone rimesso sul destro di Diodati, poi ancora la traversa clamorosa del Sora con Coco che si era opposto sulla prima conclusione, quella di Diodati, resta a terra nel frattempo Ferrandino, pallone rimesso ancora dentro, c'è la girata, Avezzano adesso in difficoltà, intervento falloso qui chiaramente, eccola qua la percussione. Attenzione al pallone dentro per il tentativo, la chiusura e poi si torna dalla penna che pur dolorante manda in rete per il centro del 2-0, però si accascia il giocatore anche con una certa urgenza, recuperato l'allargo di Vantaggiato, c'è De Silvestro in surclass, Tonelli se la porta sul destro per il centro del 3-0. Con il gol di Simone Tonelli, Mascella si appoggia, ecco la conclusione di Luciani per il centro del 4-0, a segno anche Tiziano Luciani appena entrato, e Avezzano che fa poker al 26esimo. In realtà era sembrata evidente, pallone rimesso dentro, Coco chiama la sfera e va a farla sua con qualche difficoltà, calcio di rigore. Con l'intervento di Coco dopo una prima uscita si attende soltanto il fischio dell'arbitro, parte lui con il destro, ecco il centro del 4-1. Tutto pallone battuto adesso, prova a uscire l'Avezzano, due giù, occhio a questa deviazione, altro fallo, stavolta è sembrato in realtà netto e c'è il fischio dell'arbitro per il secondo calcio di rigore. Tigani contro Coco, seconda parte, parte Tigani, 4-2. E Sora che torna prepotentemente in partita quando manca laterale Avezzano, 94esimo adesso. Arriva il triplice fischio finale con l'Avezzano che porta a casa il primo match della stagione.